Allora, magari ci racconta del rapporto fra giornalismo e mafia in Italia, cioè fra la vita di un giornalista che parla di mafia. La vita di un giornalista per parlare di mafia. No, intanto il giornalista è un operatore dell'informazione, fare informazione oggi è raccontare quello che ti accade, diciamo, intorno. Cosa ti accade intorno in un paese come il nostro, dove bisogna documentare le cose, che spesso si sta incominciando a vedere che c'è un metodo che vedevamo nel meridione, che è un metodo mafioso: la sopraffazione, l'intimidazione, l'arroganza, il fatto che la politica va a spasso con persone colluse per cercare voti. Tutto questo si chiama metodo mafioso, e raccontare il metodo mafioso e le mafie, le nuove mafie che non uccidono ma fanno altro, diventa pericoloso per i giornalisti. Oggi raccontarlo è diventato pericoloso perché i mafiosi non temono più l'informazione che non i processi. E lei in questo suo raccontare, in questa sua lotta, insomma, per raccontare la mafia, si sente supportato dalle istituzioni, dalla società? Sì, mi sento supportato dai lettori, mi sento supportato dalle istituzioni che ti permettono di continuare a raccontare, a fare il tuo lavoro nonostante le minacce di morte che ci sono, e mi sento supportato anche dalla buona parte della società civile, quella buona. Quella cattiva la lasciamo alle mafie. E quanto ritiene importante l'informazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni per il contrasto del fenomeno mafioso? E i giovani sono sempre sensibili, ai giovani però bisogna far conoscere che cosa sono le mafie, le nuove mafie, perché oggi se non vedi, se non tocchi con mano le situazioni non le puoi comprendere. E le mafie hanno compreso che se non fanno vedere il sangue, per loro è come se non ci fosse, sono come se fossero scomparse, invisibili, e le nuove generazioni questo magari non lo riescono a comprendere, i loro genitori sì. E alle nuove generazioni bisogna far vedere quanti sacrifici umani la lotta alla mafia ha fatto e quello che si può rischiare in futuro. In questo sono sensibili e spero che possano accogliere l'appello e sostenere chi ancora oggi lotta alla mafia. Va bene, grazie mille.